Ciao ragazzi, benvenuti nuovamente nel canale Chewis Vapers. Stasera parliamo di un aroma buonissimo, un aroma prodotto da Azad, si chiama Mille. Tra poco lo proveremo sul Doggy Style. Allora, vi spiegheremo brevemente questo aroma, cosa è composto bene o male e cosa a noi risalta in bocca. Michele, cosa dici tu? Allora, il Mille di Azad, innanzitutto, c'è presente, è un tabacco organico, è un liquido organico, ok? Quindi un aroma organico, quindi fatto con la macerazione di tabacco vero, per capirci, ok? Non è un sintetico. È una mistura inglese, quindi come tale immagino che ci sia sicuramente dentro della Turkey e sicuramente del Virginia, poi non sappiamo cos'altro c'è, però è una bella mistura inglese, abbastanza corposa. Io personalmente questo l'ho diluito al 12%, mentre loro lo dichiarano il 10%. Loro dichiarano il 10%, gusti. Ma a me mi piace abbondare. Okay. Sì, perché comunque è molto tabacco da pipa. È molto tabacco da pipa, quindi io non ce lo vedo come all day, detto tra noi. A me piace svaparlo la sera con calma a casa e quindi se è un po' carico lo preferisco. Le prove che faremo adesso sono tutte a zero di nicotina, ok? Come sempre, quindi è tutto su base neutra. Base neutra, io questo l'ho fatto su un 50-50, ok? 50 pg e 50 mg al 12%. Al 12%. Proviamo sul Doggy Style, rigenerato con le classiche 6 spire di sì. Cantal 28 gauge. Siamo a 20 watt, proviamolo. A me piace. Allora, la taglia si sente. Sì, sì, decisamente. L'affumicato si sente. Non è una cosa molto pesante, però si percepisce. A me piace. A lui, come dicevo, magari per lui non è un all day. Per me potrebbe essere anche un all day. Magari fatto al 10% lo sfumerei anche tutto il giorno io. Sì, a me io lo uso proprio solo come tabacco serale, sinceramente. Così poi tu darai il giudizio finale, quello là per eccellenza. Il venditore si trova. Una piccola particolarità, intanto che lui lo prova, sono tabacchi che vanno lasciati lì un po'. Io l'ho lasciato lì almeno un mese, c'è chi addirittura i tabacchi di Azad li lascia lì 2, 3, 4 mesi, proprio un sacco. Però, io adesso senza esagerare quelle cose lì, però almeno un mesetto secondo me ci va a lasciare. Che poi al 12% dovremmo trovare un po' prima. È un po' sì. Più carico, dovresti sentirlo un po' prima. Però se allora in svapato la formicatura data dall'attacchia si sente tanto. Io non la sento molto, però si sente. L'apparato mio, cioè, si sente, prevale. Cioè sembra veramente di sfumare la pipa. Cioè, prevale come su magari le note dolci che si sentono in espirazione, si sentono magari. C'è quel retrogusto di dolce, però in ispirazione l'attacchi a sì, sì. Sì, si sente, beh, è normale. Il fumicato c'è, però non mi dispiace. No, assolutamente. Molto, molto buono. Allora, io entro nell'ottica del fatto che io non svapo tanti tabacchi, ok? Anche perché nel tabacco, io venendo dal mondo della pipa, se devo svapare un tabacco, stile pipa voglio che sappia di quello, ok? Sì, quindi abituato. I vari surrogati, per esempio io assolutamente nessun tabacco sintetico, perché proprio quindi soltanto organici, quei pochi che svapo e mi piacciono che siano di livello. Questo è quello che preferisco. Qui quando inspiri il vapore in effetti ricorda molto bella fumata di pipa con una mistura inglese dentro.
più di molti altri tabacchi che ho provato, decisamente, insomma. È decisamente appagante come, come svapata, ecco. Lui lo farebbe magari anche più leggero, per usarlo da All Day. Come io, dice la casa, io lo farei. Io non entro nel merito perché non l'ho fatto per usarlo All Day e non l'ho mai usato All Day, quindi la sera, col caffettino... Nei determinati momenti della giornata, esatto. Dici magari, sai, il caffè, l'amaro, sì. Le cose... In quel caso ci sta davvero bene. Questo qua, secondo me, Michele, questa aroma, secondo me, risalta molto rigenerato col nickel. È da provare. Questo non so io il nickel, normalmente non lo uso. Secondo me è da provare col nickel, perché ha bisogno di scaldare un po' tanto questo qua, secondo me più lo scaldi più acciaio in realtà, però no, ma il nickel dovrebbe, cioè scalda molto, raffredda prima, secondo me se lo scaldi abbastanza esce delle note assurde questa aroma, sì. Per me poi non lo so, ecco, lui è l'uomo del canto, sì, io canto al di e basta, per canto indipendente lui. E niente, ragazzi promosso pieno, a me sì sì, a me piace, non so sì. Sì, sì, mi piace molto anche a me, appunto io come All Day non so se lo svaperei, però buono. Però serale sì. Sì, assolutamente. Che poi diciamo che come All Day è una cosa abbastanza, cioè, pesante, nel senso ha un gusto sì. Molto intenso, molto corposo, è ben fatto perché è ben calibrato comunque tra i vari sì. Tabacchi che ci sono dentro. E io sono abituato a gusti All Day molto più leggeri, molto più anch'io grandi. Anch'io vedi loro qua dicono comunque diluire al 10%, lasciare riposare 36 ore sì. Poi, insomma, loro dichiarano così, c'ha quel tocco di intensità che in alcuni momenti si gode davvero tanto. Sì, è sì, vero che poi odore quando uno vuole quelle proprio quelle belle botte, l'odore è proprio affumicato sì sì, l'odore è proprio sì sì, sì. E poi diciamo che Azad comunque non sbaglio un colpo, perché io li ho provati tutti e sono uno più buono dell'altro, per me è un 9 pieno assolutamente, anche per me sì. Questo non c'è da dire niente, 9 pieno se lo becca tutto, però se è un tabaccoso se lo becca sì, tutto sì, assolutamente. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando like, qualsiasi cosa, noi siamo qua. Ciao a tutti!